Cosa non è andato col Catanzaro? No, è mancata sicuramente un po' di intensità, probabilmente complice anche il primo caldo. E sapevamo che il Catanzaro comunque aveva dei ritmi un po' compassati e ci siamo tra virgolette un po' adeguati ai loro ritmi, però comunque è stata una prestazione secondo me anche soprattutto a livello difensivo importante, perché abbiamo subito veramente poco e niente. È arrivato un gol fortuito, diciamo, sull'unico, il primo tiro in porta loro, e poi seguito da una reazione nostra che è scaturita nel pareggio di Diogo. A Castellammare, ambiente che tu conosci in modo particolare, rimpianti per quella annata, diciamo, sfortunata? Sì, io sono stato, ero arrivato a gennaio, sono andato via a gennaio, che poi l'anno che poi loro a giugno sono retrocessi. È stata un po' particolare, un'annata partita male, poi conclusesi male per loro con la retrocessione. E, no, dispiace sicuramente perché c'erano i presupposti per fare bene almeno nei secondi 6 mesi quando c'ero io, però un ambiente caldo, un ambiente che ti dà e ti toglie allo stesso tempo, se fai bene come in tutte bene o male le piazze importanti, sei portato, ti portano su un altarino, e se va male purtroppo di certo non ti aiutano in particolar modo, mettiamolo così. Troviamo appunto un ambiente caldo, loro hanno sicuramente voglia di far punti davanti al loro pubblico, visto che sono mancati parecchio quest'anno, però noi andiamo là per fare i 3 punti e cercare di portare via il risultato importante. Quali le ambizioni per il Messina in questo finale di stagione? Arrivare più in alto possibile in classifica, fare più punti possibili e dimostrare ancora una volta il valore di ognuno di noi agli addetti ai lavori. Da Parisi a Burzigotti e De Vito, il tuo partner in difesa è cambiato, tu però sei sempre stato il punto fermo, lo sarai anche per il futuro? Sì, dovrei, il contratto ce l'ho, è stato rinnovato a novembre, quindi le intenzioni mie societarie, se c'è, ovviamente essendoci presupposti, è quello di proseguire qua. E i compagni sono cambiati, sì, per questo ringrazio sia il mister, sia Arturo che Lello, che comunque la società, che mi hanno sempre dato fiducia incondizionata, e quindi niente, giocare sempre comunque aiuta nell'autostima, e chiunque sia il mio compagno in difesa o chiunque giochi, comunque è importante che dia sempre il proprio apporto.